Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati presso Presonus Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Prima di tutto mettiamo le mani avanti. Ho dovuto rifare il video due volte per evitare di dire castronerie allungandolo oltre lo standard di YouTube. Vista l'enormità del successo di questi diffusori monitor, ho cercato di affrontare il discorso brevemente, ma non ci sono riuscito. Dovrete sorbirvi un lungo video e spero vi intrattenga quanto ha appassionato me farlo. Creare un video del genere, come altri presenti su questo canale, richiede ovviamente giorni interi di lavoro tra documentazione, ricerca, confronti e stesura, oltre al normale montaggio e post-produzione. Per qualsiasi domanda inerente appunto all'argomento NS10, postatela sotto il video, cercherò di rispondervi insieme a Stefano, che è molto più tecnico di me e in grado di affrontare più scientificamente l'argomento diffusori acustici. Perché sto dicendo diffusori acustici invece di casse monitor? Per non farmi parlare dietro dai guru dell'audio equipaggiati di tastiere carnivore ed evitare un po' di allargare la schiera degli haters, perché già so quanti me ne farò dopo il video sui 432 Hz. In molti mi hanno chiesto recensioni e video sulle casse monitor, diffusori acustici monitor. E piano piano usciranno, ma è d'obbligo concentrarsi sempre su di un solo concetto, l'ambiente. La stanza in cui andremo ad ascoltare i monitor rappresenta infatti il 50% del risultato finale di quello che ascoltiamo da un diffusore di tipo monitor. L'ho detto e ripetuto all'infinito e continuerò a farlo. Questo per ribadire sempre il discorso relativo ai consigli, che sì, possono essere giusti o sbagliati proprio a causa del vostro o del nostro ambiente. Ecco perché consigliare un tipo di monitor rispetto ad un altro, magari pensando al genere musicale o alla tipologia del woofer o alla sua dimensione o posizione del bass reflex, risulterà sempre sbagliato. Riguardo invece il loro posizionamento verticale o orizzontale, è sempre preferibile in verticale o in asse, a meno che non siano progettati e costruiti per essere posizionati orizzontalmente. Ho visto anche dei video in cui i monitor vengono ripresi con un microfono che molto probabilmente non è né binaurale né in grado di catturare l'accuratezza di tutte le frequenze emesse dagli speaker, falsando ancora di più il giudizio. Infine, ascolterete comunque quelle casse e quindi quelle emissioni attraverso i vostri diffusori che si trovano nella vostra stanza o dalle vostre cuffie che inevitabilmente modificheranno il sound. Vi sconsiglio vivamente di pensare di farvi un'idea in relazione a tali video. In altri video vi ho parlato delle Adam T7V o le Aeris XT di Presonus, consigliandole come casse monitor entry level o adatte ad una situazione di recording o editing volante, senza essere per questo delle casse adatte al mix professionale o peggio ancora al mastering. Perché? Perché mix e mastering non richiedono soltanto degli speakers di un certo livello, ma soprattutto un ambiente di un certo livello, in grado di farli esprimere al meglio. Ogni test che eseguo è sempre nel mio studio, coi bentato, trattato, misurato e calibrato, dove le casse tirano fuori il meglio ed il peggio delle loro caratteristiche. Ne vedremo altre recensite in questo canale, ma niente sostituirà il prenderle e provarle nel proprio ambiente di lavoro. Chi afferma il contrario è il negozio che vuole vendervele, o è in malafede o non è in grado di valutare un monitor da studio professionale, né tantomeno lavorarci dentro. Uno dei video più richiesti in assoluto è stato il video sulle NS10, sulla loro presunta linearità, sulla loro presunta schiettezza o peggio sulla loro presunta qualità acustica. Perché, come spesso si sente dire, se ce l'hanno tutti gli studi professionali del mondo ci sarà un motivo. Scopriamo insieme quali sono questi motivi e soprattutto perché le NS10 sono diventate le casse monitor, diffusori acustici monitor. Sono diventati i diffusori acustici monitor più famosi del mondo. Ma prima di tutto, che cosa vuol dire near field? La parola indica la distanza alla quale posizionarli per poterli sfruttare al meglio. Infatti esistono diffusori monitor near field, mid field e far field. E come dicono le parole stesse, si tratta da vicino, mediamente vicino e distante.
Ognuno di questi diffusori ha i suoi pro e contro, ma li affronteremo in un altro video e soprattutto nel mio prossimo corso How to Listen, perché andremo fuori contesto in questo video sulle NS10, che appunto sono near field, quindi adatte ad un uso ravvicinato non oltre i 2 metri di distanza dallo sweet spot. Le NS10, se c'è un hardware che merita veramente il soprannome di standard industriale, sono sicuramente queste casse, perché hanno superato ogni aspettativa di vita del produttore e che hanno vinto la GAS che noi tutti abbiamo. Ogni discussione che si apre su Facebook o sugli altri siti relativi ai monitor da studio prima o poi finirà per tirare fuori le Yamaha NS10, tanto da creare 2 fronti contrapposti. Lo avete visto già sul mio post di annuncio del video. Chi le ama e chi le odia, come me. Sicuramente però la domanda che tutti ci poniamo è: perché sono così presenti in tanti studi, anche se non rappresentano il primo ascolto per il lavoro di mix? Non entriamo nel discorso della percezione psicoacustica sui grafici e su tutto quello che poi risulta o soggettivo o non intenzionalmente progettato. L'incomprensione spesso tende ad alimentare la disinformazione, spesso poi ridiffusa dai dilettanti ben intenzionati. Parlo di coloro la cui conoscenza è sommaria e spesso cadono in spiegazioni intuitive plausibili, ma completamente sbagliate. Il mondo dell'hi-fi ha costruito una fortuna su questo concetto. Rubo infatti una frase da Sound on Sound che recita il principio fisico del rasoio di Occam. Ossia che la spiegazione più corretta e più probabile per qualsiasi fenomeno è molto probabilmente quella più semplice e sembra non essere mai stata applicata nel campo dell'audio. La Yamaha NS10 fu progettata da Akira Nakamura nel 1978 e non rappresentava lo stato dell'arte dell'ascolto audio. In quel periodo Yamaha produceva un modello nettamente superiore, le NS1000, sempre di Nakamura, con un mid-range ed un tweeter a cupola di berillio. Anche oggi è uno splendido diffusore. Le NS10 hanno quindi iniziato la loro carriera come diffusori hi-fi domestici, economici, che furono però accolti male dal mercato e presto abbandonati. Il perché poi sia diventato un diffusore near field di riferimento perde la sua storia nella notte dei tempi e le fonti sono diverse e discordanti. Prenderò però per plausibile la storia raccontata su Sound on Sound, rivista più che prestigiosa, ma è anche la storia che mi raccontava tempo fa il mio mentore e maestro Umberto Gatica, per cui potrei darla quasi per certa. Negli anni 70 iniziava ad evolvere lo studio di registrazione, si ingrandivano le console, l'ingegnere del suono stava diventando parte della produzione e a volte artista stesso. Le tracce sul nastro aumentavano con i canali della console. Questa nuova carriera di sound engineer, freelance e creativo però comportava una grossa necessità, ossia avere sempre a portata di mano degli strumenti facili da reperire in ogni luogo e soprattutto quando ci si spostava da uno studio all'altro. Così, portandosi dietro magari un microfono, un preamplificatore, ci si poteva portare dietro anche un paio di casse comode e piccole come le NS10. Ma non erano ovviamente soltanto quelle, si vedevano fonici portarsi dietro le AR18 della Teledyne Acoustic Research o le Mordant Short MS20. In quel periodo negli studi si trovavano facilmente questi modelli. L'importanza, come dice Bob Clearmountain, come anche riportato da Gatica, era potersi portare dei vari diffusori di riferimento coerenti, non tanto qualitativamente superiori, ma utili, come oggi ci portiamo dietro le nostre cuffie, ad esempio. Nel 2007, sulla rivista Resolution, venne pubblicato un articolo dell'ingegnere Nigel Jobson, che coinvolgeva proprio Bob. Jobson fu uno dei primissimi ad utilizzare le NS10 in Inghilterra. Le utilizzò perché seppe che ai Power Station di New York, Wright Davis e Bob Clearmountain ne avevano utilizzate un paio mentre mixavano Avalon dei Roxy Music. Racconta inoltre che le NS10 furono date a Bob da Bell Shenyman, che fu il primo a portarne una coppia a New York, avendole già usate negli studi Motown e ai Sunset Studios di Los Angeles. Quel paio di casse appartenevano originariamente a Greg Landani, che a sua volta le aveva prese a Tokyo perché le vide presso gli studios Take One. Quindi tutto nacque da lì. Di conseguenza la storia che Clearmountain le scelse come le peggiori possibile è falsa. Bob e gli altri super ingegneri di quel periodo furono quindi portavoce
di questo nuovo speaker da studio e lo resero famosissimo in tutto il mondo. Vedendole in quegli studi, anche gli altri ingegneri iniziarono però a pensare che fossero le casse May Nearfield dei professionisti ed iniziarono ad acquistarle facendo la fortuna di Yamaha. Soprattutto gli studi importanti iniziarono ad acquistarle pensando di attirare gli ingegneri più famosi a lavorare da loro. Crebbe tutto come un virus, ma senza senso. Ma sotto quale aspetto le NS10 erano così adatte al ruolo di Monitor Nearfield? Che cos'è che gli sconosciuti ingegneri di Tokyo, Shenyman, Clairemontain, Davis, Jobson e gli altri hanno percepito per convincerli che valeva la pena di rovesciare le loro precedenti pratiche di monitoraggio, prevalentemente le Auraton 5C che ho ancora io sul desk, per il mix della radio, e grandi monitor principali caricati a tromba nel muro di fronte al desk? Se le NS10 fossero state veramente il peggior diffusore che Bob potesse trovare, non sarebbe ancora qui con noi. Il che significa che deve aver avuto deve avere ancora qualche cosa di speciale da dire. Per chi come me iniziò la carriera di fonico negli studi durante gli anni 80 e 90, era quindi semplice trovarle sul banco del mixer, o addirittura, come diremmo oggi, moddate, ossia con dei mod caserecci che ne miglioravano il suono. Anche perché nessuno si sognava di dire che suonavano terribilmente male. Rimanendo nel campo delle leggende metropolitane, arriviamo così al mistero della carta velina sui Twitter. La carta velina sui Twitter era una leggenda derivata dall'affermazione significativa di Bob Clairemontain, che probabilmente è stata quella di essere stato il primo ad usare la carta velina sui Twitter dell'NS10, il primo modello, nel tentativo di smorzare il loro sbilanciamento eccessivo, troppo luminoso. Ricorse alla carta velina dopo che il personale di manutenzione dei power station si era rifiutato di modificarle, cablando delle resistenze, una rete di resistenze, per poter cercare appunto di equalizzare il roll off del Twitter. Perché poi non abbia utilizzato un EQ, nessuno lo sa. Le NS10 di seconda generazione, così, le NS10 M Studio, che vedete qui, furono modificate per avere un bilanciamento meno brillante, eliminando così la necessità della carta velina. Purtroppo ho visto negli studi, durante gli anni, dagli pseudo ingegneri del suono mettere anche la carta igienica sul Twitter dell'NS10M, come se fosse una pratica mistica necessaria. Rimanendo nel campo della follia, però, c'è chi ha fatto una vera e propria analisi tecnica, tal Bob Hodas, che esamina l'effetto di copertura dei Twitter dell'NS10 con vari tipi di carta velina. La trovate sotto in descrizione, c'è un link con tutto il test. Arriviamo così al 2001, ironia della sorte, l'anno in cui Yamaha ha smesso la produzione dell'NS10M. In quel periodo i progettisti di studio come Philip Newell e Julius Newell e il dottor Kate Holland dell'Università di Southampton hanno presentato un documento di ricerca all'Istituto di Acustica che costituiva probabilmente la prima indagine oggettiva del fenomeno NS10. Vi risparmio tutta la lettura del documento dei test, che comunque trovate linkato qui sotto il video. I più curiosi potranno scaricarlo e leggerlo in inglese con relativi diagrammi. L'articolo di Newell Holland era basato su misurazioni acustiche di 38 diversi monitor Nearfield, che si trovavano ovviamente in quel periodo, effettuate nella prima camera anecoica del Regno Unito all'Università di Southampton. Le misure acustiche effettuate includevano la risposta in frequenza, la distorsione armonica e la risposta nel dominio del tempo, quanto quindi velocemente un monitor inizia e si ferma in risposta ad un input. Alla fine dell'esercizio non è esagerato dire che un monitor che spiccava come il proverbiale cliché dolente erano le NS10. Mentre la sua risposta in frequenza non era particolarmente piatta, la sua larghezza di banda a bassa frequenza era limitata rispetto a molti altri, ma in termini di prestazioni nel dominio del tempo la distorsione era eccezionale. Come vediamo, le NS10M sono casse da 10.4 litri con un woofer in carta da 180 mm dedicato alle basse frequenze ed un tweeter da 35 mm dedicato alle alte frequenze. Il crossover è passivo, suddivide le frequenze per i due driver alla frequenza di 2 kHz e ha una impedenza nominale di 8 ohm,
Gli elementi sono calcolati per impedenza dei due speaker che appunto sono da 8 ohm. La risposta di questo diffusore si estende da 60 Hz fino a 20 kHz con una sensibilità di 90 dB SPL calcolata ad un metro con un input di 1 watt elettrico ed un picco massimo di potenza fino a 120 watt. Come mi fa notare Stefano, vista la non linearità di questi diffusori, la risposta in frequenza presenta picchi e dip anche di 5 dB, una enormità. Questo significa che si presentano dei punti nello spettro nei quali un determinato valore di frequenza può essere emesso con pressione acustica di 10 dB inferiore o superiore. Si tratta di un valore enorme se si considera che per esempio meno 3 dB equivalgono a metà del volume di emissione. Dai risultati di questi test comunque si notò che la distorsione armonica dell'NS10 fosse inferiore a quella di tutti gli altri speakers utilizzati nel test. Questo comporta, in modo grossolanamente spiegato, una migliore risposta delle frequenze basse. Una distorsione in zona bassa infatti genera armoniche sempre presenti in zona audio sulle alte frequenze, spesso nociva. Immaginiamo cosa accadrebbe se una seconda o terza armonica o quarta armonica fossero udibili quando la fondamentale si trova a 80 Hz. I test furono effettuati in condizioni pure, come in camera anecoica, ed anche in condizioni reali, come quando appunto erano appoggiate sopra la console del mixer. Ovviamente nel 2001, ad oggi sono passati 20 anni, e anche le tecniche di costruzione delle casse hanno fatto passi da gigante nel mondo del near field con l'impiego di nuovi materiali tecnico-costruttive, oltre alla circuitazione impiegata per il crossover o per la regolazione posteriore. Oggi, come ben sappiamo, esistono materiali e progetti infinitamente superiori rispetto a quelli degli anni 70. Ma vediamo dei confronti che si potevano fare all'epoca, quindi. Quando fu lanciato sul mercato il modello Acoustic Energy AE22 nel 2008, furono ripetute alcune delle misurazioni nel dominio del tempo di Newell e Holland sull'NS10, riscontrando risultati molto simili. I dati misurati sono stati generati da Phil Knight utilizzando il pacchetto di misurazione e analisi MLSSA, insieme ad un microfono di misura calibrato Bruellecheer ed amplificatori di potenza e microfono fatti su misura. L'ambiente di misura relativamente piccolo del tempo permetteva l'accuratezza acustica solo fino a 150 Hz. Molti dei confronti però sono diventati nel tempo poco significativi perché lo stile dell'NS10, ossia la cassa chiusa, ha caratteristiche sonore ben diverse se paragonate ad una come quelle più moderne che possiedono Bass Reflex, per cui è diventato più complesso capire quale sia quella migliore nel panorama delle scelte dei near field da studio. Nella figura 4 che vedete, sempre stata presa da Sound on Sound, si vede chiaramente la differenza di curva di risposta tra una cassa chiusa e una con bass reflex. Come vediamo, la risposta sulle basse è veramente impossibile da confrontare. Nella figura 2 ci viene mostrato cosa sarebbe accaduto se Akira Nakamura avesse deciso di puntare ad una larghezza di banda maggiore quando progettò le NS10, sempre rimanendo ovviamente nel volume di 12 litri. In questo modo, raggiungendo quindi meno 3 dB a 57 Hz, avrebbe potuto competere con i progetti moderni, ma avrebbe ottenuto un ritardo di 11 millisecondi a 60 Hz, quindi tre volte quello riscontrato sulle NS10. Insomma, così come sono fatte, non sono quindi modificabili. Questo vuol dire che se avessero messo un bass reflex all'NS10, per esempio un basso, che avesse suonato una fondamentale a 60 Hz, sarebbe arrivato con 9 millisecondi di ritardo sull'armonica a 120 Hz, entrando in conflitto di fase. In termini molto molto più spiccioli, le basse sarebbero state riprodotte come se fossero a 4 metri distanti dal resto della band, influenzando negativamente le decisioni nel mix. In definitiva, non potevano essere fatte meglio di così. Anche se esiste una versione con bass reflex, fortunatamente poco diffusa. Ricordiamoci anche che l'uscita del bass reflex continua anche quando il cono si è fermato, creando successivi meccanismi di compressione dinamica, precisione nel tono, distorsione e distorsione che non si verificano ovviamente in una cassa chiusa. Quindi è chiaro che l'arma vincente di questo genere di cassa, come anche quelle delle altre utilizzate all'epoca, era che fosse chiusa, limitando i problemi al minimo. Non dimentichiamo quindi lo smorzamento che la sospensione pneumatica esercita sul woofer quando la cassa è chiusa. Lo stesso accade con le cuffie chiuse, come abbiamo visto nei video sul mix in cuffia. Ma parliamo del suono.
Non scendiamo troppo nel romanticismo, pensiamo a quello che viene considerato il momento d'oro della qualità audio, ossia tra gli anni 60 e 70, e ricordiamoci che fu fatto su speaker e monitor tutt'altro che lineari, anzi. Quindi giudicare un monitor anche con un microfono, un paio di cuffie da un grafico risulta assolutamente inutile. Molti studi hanno dimostrato che la psicoacustica dell'udito umano riguarda più il dominio del tempo che quello della frequenza, proprio per la diversità e complessità che il nostro apparato naturale possiede. Ho fatto già diversi video sulle curve di Harman e quelle di Fletcher e Munson. Li trovate sempre nei video riguardanti il mix in cuffia. Una curva di risposta in frequenza vorrebbe indicarci se un monitor riprodurrà diversi elementi della larghezza di banda udibile allo stesso livello, il che intuitivamente potrebbe avere senso, ma non è così. Quando viene misurata la risposta in frequenza di un monitor in camera anecoica, il microfono sente l'uscita di una sola posizione nello spazio. Quando invece ascoltiamo il monitor in una stanza studio, sentiamo la combinazione del monitor e la sua interazione con i confini e le suppellettili della stanza. Tutte queste riflessioni vengono recepite contemporaneamente dal cervello per cercare di creare un equilibrio tonale composito. Tutto questo concetto, come vediamo, è molto molto lontano dal piatto, quindi dalla risposta flat. E parliamo ancora di livello medio di ascolto. Se alziamo il volume cambia ancora tutto, facendo entrare in discussione anche la pressione sonora sul timpano e lo stress che subisce l'orecchio. Ritornando al discorso tempo, sembra che dagli studi effettuati che noi umani ci siamo evoluti per rispondere più al transiente che agli elementi tonali del suono. Prendiamo ad esempio una risposta di un flauto o di un clarinetto che suona una nota continua. Mettiamoli sulla Do e ascoltiamo. Se tagliassimo mezzo secondo, quindi l'attacco del transiente, ci accorgeremo che suonano molto molto simili. Lo stesso può accadere tra un violoncello e un sassofono, ad esempio. Anche applicando un EQ ad entrambe avremo lo stesso identico risultato. Se un monitor gestisce accuratamente i transienti, quindi la sua risposta in frequenza è meno rilevante di quanto si pensi. Ma quindi suonano bene o suonano male? Se le NS10 quindi sono così ben costruite, perché si sentono sempre giudizi discordanti? Ci sono risposte sia pratiche sia emotive. Quelle emotive sono di carattere personale, ossia se la registrazione non è eccellente, le NS10 la mettono in primo piano, facendoci non apprezzare il brano. Diciamo che potrebbe essere la loro velocità a metterci in imbarazzo. Questo dipende, come dicevo, dalla risposta nel tempo dei transienti. Siamo costretti quindi a lavorare di più per far suonare bene un brano anche nell'NS10. Da questo arriva un altro argomento onnipresente nei forum. Se suona bene sull'NS10 suona bene dappertutto. Purtroppo questa affermazione non è vera, perché le NS10, come abbiamo visto, sono limitate in banda, quindi non ci fanno ascoltare tutto, soprattutto negli ultimi 20 anni, dove grazie all'ascolto digitale e agli streaming ora possiamo lavorare sulle basse frequenze ed avere bassi incredibili che i vecchi supporti come gli LP non potevano avere. Quindi lavorare con le NS10 è un bene, sì, ma comporta dei compromessi non sempre ottimali. Non a caso negli anni 90 erano sempre affiancate negli studi da casse più profonde, come vi ricorderete le Genelec 1031. Per cui ottime per l'ascolto dei transienti e delle frequenze medie, pessime sull'ascolto delle basse e sul dosaggio delle alte, dove appunto sono troppo generose. Ma conoscendo questi limiti ovviamente potremo abituare il nostro orecchio e il nostro ascolto. Lavorare tanto tempo però con le NS10 comporta un'abitudine alla correzione delle medie e ci costringe una B molto frequente con una traccia di reference, perché le medio-alte sono così pronunciate che stressano il nostro orecchio in modo significativo, facendoci perdere concentrazione proprio in quella fascia di frequenze. Ecco perché poi si è cercato sin dal loro esordio di limitarle in quel range specifico. All'atto pratico, sempre da studi effettuati, le NS10 soffrono di compressione termica se pilotate ad alto volume, come appunto hanno dimostrato Newell e Holland. Con l'aumento della temperatura, la frequenza del filtro passa alto del tweeter si ridurrà a causa proprio del cambiamento di resistenza della bobina mobile degli altoparlanti. Per cui se pilotate troppo duramente da un ampli scadente, leggi casalingo o lo stereo di papà, inizieremo a sentire risonanze molto fastidiose. All'epoca le pilotavo con un SAE
e vi assicuro che la differenza era notevole. Anche questo è un argomento da affrontare, ma diciamo che l'interazione con un buon finale le rendeva più funzionali e ben sfruttate. Veniamo alle considerazioni finali. Ma allora perché c'è ancora chi le usa e chi le ama? Le usiamo perché fanno un certo lavoro, ossia rilevare difetti nei transienti senza pietà. Ovviamente esistono molti monitor Nearfield che possiedono queste caratteristiche. Le nuove Genelec, come anche le Dynadio, la lista è lunga, le Adam A7 invece risultano più morbide, come anche le Focal. La loro popolarità rimane invariata dunque. Io personalmente non le utilizzo più da diversi anni, proprio perché è diventato fondamentale e importante educare l'orecchio a mixare anche le basse frequenze e cercare di stancarmi meno durante le lunghe ore di sessione in studio e ovviamente anche rinunciare ad un finale da 1000 watt che consumava come un microonde sempre acceso al massimo. La delicatezza di queste casse poi è stata un cruccio per molti e la fortuna ovviamente di Yamaha, che ha visto un fatturato mostruoso sulle parti di ricambio di questi monitor, soprattutto i tweeter. Chiunque ne possiede un paio avrà sicuramente in magazzino almeno 4 tweeter e 2 woofer di scorta. Altri, come me, applicavano dei fusibili sul tweeter per evitare di friggerlo troppo spesso a causa dei clip digitali che affliggevano le schede audio negli anni 90. Le NS10 sono state ritirate ufficialmente dal mercato nel 2001, ma Avanton le ha ricostruite proprio per gli amanti di questo genere di memorabilia, appoggiandosi al marketing di Chris Lord-Alge e vendendole a cifre da capogiro. Mentre stavo chiudendo il video, mi è venuto in mente di allungarlo chiedendo a Giancarlo Del Sordo, il CEO di Acustica Audio, di intervenire sull'argomento perché proprio in occasione della creazione del progetto Sienna si era arrivati a campionarle, quindi misurare le NS10 in diversi studi, quindi in diverse occasioni. Questo mi ha dato modo di avere dei dati aggiornati, più recenti, e che sono riportati in una mia breve chiacchierata con Giancarlo su Zoom. Quindi se finora non vi siete stancati di vedere il video, ce n'è ancora un pezzettino dove appunto ci sono le impressioni di Giancarlo anche sul discorso delle NS10 riferite all'utilizzo come reference all'interno dei mix. Quindi il come poi vennero effettivamente utilizzate durante le fasi di mix, soprattutto tra gli anni 80 e gli anni 90. E come oggi appunto ci siano delle necessità completamente diverse sia nelle fasi di mix e soprattutto nelle fasi di mastering che ci portano a non utilizzare più questo genere di diffusori acustici. Cioè volevo un riscontro riguardante proprio l'aspetto tecnico, perché voi l'avete campionato più volte, quindi c'hai dei dati molto più freschi rispetto a quelli di Sound on Sound che erano di qualche anno fa. Sì, la cosa bella che ha riguardato poi il progetto Sienna è stata la possibilità di andare in vari studi di registrazione dove c'erano degli speaker ultra famosi e fare una misurazione dello speaker in quell'ambiente, dove secondo me è importante anche fare un paragone con quello che accade con lo stesso speaker in un altro ambiente. Mi spiego, alcuni speaker sono poco direzionali, risentono molto dell'acustica della stanza, e per cui anche misurare, faccio un esempio, solo le NS10 in camera anecoica, che sono onesto, noi le NS10 in camera anecoica è l'unico speaker che non abbiamo fatto mai, però poi abbiamo potuto fare dei paragoni con quello che è accaduto con altri speaker che conosciamo molto bene, che si assomigliano molto, quanto variavano in camera anecoica e fuori. Allora, noi abbiamo cominciato un po' a comprendere il problema, siamo arrivati un po' per ultimi, perché io non sono un esperto né di speaker né di cuffie, solamente quando poi abbiamo iniziato quel progetto e quindi abbiamo cominciato ad andare in camera anecoica a provare speaker e cose di questo tipo e poi andare nei vari studi a fare le misure. E dico la verità, siamo stati anche un po' costretti a imparare in fretta il mestiere, perché poi se vai a vedere come fanno altri, non so, magari preparano anche uno studio, vogliono capire se suona bene, tutto quello che fanno è metterci un omnidirezionale al centro, che adesso per come la sto vedendo io è anche un'operazione sbagliata, quello che poi abbiamo imparato dopo. Oppure prendono dei microfoni di misura particolari che sono inclusi in un software o in un pacchetto. Faccio un esempio, Trinov ha il suo microfono di misura, tutto particolare, eccetera. Allora, la cosa che abbiamo visto noi, nella nostra esperienza immediata diretta, quando abbiamo fatto una stanza
calibrata in modo corretto rispetto a una stanza che era calibrata solo con dei pannelli di Geek Acoustic, che vanno benissimo questi pannelli, però voglio dire erano limitati perché era una stanza di cartongesso di un ufficio. E che alcuni speaker, faccio un esempio, le Amphion, tendono a comportarsi meglio di altri speaker in una stanza non trattata, come faccio un esempio le Focal, perché sono molto più direzionali. La direzionalità dello speaker può essere un fattore determinante a volte per, diciamo, la qualità del risultato quando la stanza non è perfetta. Okay. Una delle cose per cui una delle cose che meravigliano di più le persone che vengono a trovarci, sai, noi adesso ogni tanto viene qualcuno a trovarci qui in ufficio, loro entrano nel nostro studio e scoprono che in una stanza calibrata in modo decente, è una buona stanza quella lì, fatta da Donato Masci e poi MC2, cioè abbiamo anche speso un po' di soldi, le Amphion e le Focale tendono a suonare in un modo molto simile. Addirittura su alcuni pezzi, quando fai lo switch, sono anche calibrate in gain, in volume, quasi non senti il passaggio da uno all'altro. Mentre invece le stesse casse che stavano in un ufficio trattato con Geek Acoustic erano completamente diverse. Cioè tu sentivi Focale, facevano una cosa, e poi le Amphion facevano completamente un'altra. E questa differenza è impressionante. Allora, imparata questa cosa, poi abbiamo deciso di fare questo Sienna e di andare a misurare questi speaker poi in camera anecoica per comprendere, no, un po' i risultati e vedere un po' che tipo di riscontri c'erano poi in una vera camera anecoica, cioè se le cose che avevamo visto dal vivo poi coincidevano con quello che avevamo in camera anecoica. Abbiamo scoperto che invece non coincidono affatto, proprio per lo stesso motivo della diffusione. Per esempio, io avrei pensato Amphion sono delle casse molto lineari, e invece per assurdo sono meno lineari delle Focal, cioè nel senso sono più frastagliate. Una delle casse più lineari in assoluto, adesso vi faccio ridere, anche se limitate in frequenza, e sono le JBL, quelle piccole, che sono piattissime, non so come abbiano fatto. Le Focal sono estremamente piatte, anche se poi hanno altri tipi di difetti, eppure se prendi una Focal e la metti in una stanza non trattata, è quella che si comporta peggio. E una cosa invece che ho imparato poi in camera anecoica ad apprezzare, perché poi abbiamo cominciato a misurare lì e poi siamo andati a misurare le casse vere, invece è il motivo per cui le Amphion a volte sono apprezzate particolarmente e hanno una risposta impulsiva molto semplice, che è una cosa che poi hanno anche le NS10. Certo, la velocità, parlavamo di quello, no? La velocità è quella, cioè in realtà quando una risposta impulsiva è molto lunga, vuol dire che la cassa ha un transiente in qualche maniera lungo, comunque in cui le cose arrivano con un po' di lentezza, quasi misurata nell'ordine dei millisecondi. Poi consideriamo uno speaker che non supera mai i 30 millisecondi, quindi non è che stiamo parlando di misure... però comunque un conto è uno speaker che sta facendo una dirac quasi, quasi perfetta e quindi è nell'ordine veramente dei millisecondi, cioè che stiamo... Un conto invece è una cassa che ragiona nell'ordine dei microsecondi, scusate. Invece un conto è una cassa che invece ragiona nell'ordine dei millisecondi. Le Amphion, che sono delle NS10 su steroidi, sono casse rapide. E a un certo punto poi ci siamo messi, quindi abbiamo misurato un po' di casse, per esempio abbiamo misurato le BMW, abbiamo misurato insomma tutte le casse che poi esistono in mercato, soprattutto le ATC, eccetera, e alla fine siamo finiti a misurare le NS10, perché le NS10 sono, se le abbiamo trovate inizialmente in Phonoprint. Poi ci siamo fatti dare un paio di NS10, diciamo, conciate bene, perché il problema è che bisogna anche trovare NS10, certo, è un problema non banale. Anch'io posseggo un paio di NS10 che però abbiamo tenuto, faccio un esempio, in uno studio che poi alla fine è un garage, con l'umidità, quindi potete immaginare, no, quanto poi vanno a peggiorare, no? Quindi le mie NS10 sicuramente non vanno bene, però delle NS10 che ci hanno dato erano in ottime condizioni, pilotate da un finale super, perché poi le abbiamo fatte registrare. Perché quello è un fattore fondamentale per la... È un fattore fondamentale. Noi fortunatamente abbiamo Marco Vannucci, che è un super geek, è anche uno estremamente accurato e quasi pedante, no? Nella selezione dei componenti, cose del genere. Quindi lui è veramente... a volte estremo, categorico, inflessibile. E ha messo un finale buono. Ha messo un finale buono su queste casse, che, vi dico la verità, in Phonoprint suonano malissimo, per un problema sia di stanza, di come poi sono arrivate
queste NS10 probabilmente lì, e poi anche probabilmente il finale, che adesso non mi ricordo cos'è che avevano delle loro cose, ok. Io, quindi quando abbiamo misurato le NS10 in Phonoprint e poi abbiamo rilasciato la libreria, la gente si lamentava di queste NS10. Io ho detto, ma mi sembra un po' strano, io l'ho usate per anni, hanno ragione. Poi noi abbiamo in modo un software per correggerlo un po', quindi l'abbiamo rese un po' migliori di quelle che erano dal vivo. E allora ho detto a Marco, campioniamo delle NS10 buone, magari in camera anecoica le facciamo sia in camera anecoica che fuori. In camera anecoica non siamo riusciti a farlo, adesso che mi ricordo bene, o forse le abbiamo fatte, ma comunque è quasi ininfluente. Il suo studio, che si comporta quasi come una camera anecoica, vero, anche se ha ovviamente un po' più di riverberino, però voglio dire, fondamentalmente è quello, con il finale giusto, che era quello delle BMW, quindi super finale, con il sub, perché un'altra parte, adesso ne parliamo, l'equazione è mettere un sub corretto, perché queste case sotto i 150 Hz fondamentalmente sì, c'hanno un roll off velocissimo, quindi hanno un roll off velocissimo e perdi completamente le basse frequenze, sono molto filtrate e quindi hanno, magari farà anche una cattiva impressione perché manca il sub, ma se uno va a vedere anche le Amphion manca il sub, senza sub suonano estremamente piccole, filtrate, no? Come devono essere alla fine. E abbiamo visto che in effetti la risposta era molto precisa. Non vi dico che è come le BMW, perché ovviamente non è quel tipo di risultato, però non siamo così lontano. Chiaramente non sono lineari come possono essere, però anche lì poi con qualche piccolo accorgimento, noi lo facciamo in software per fare la libreria Siena, però voglio dire, anche uno con un piccolo software di correzione riesce comunque a linearizzarle con estrema facilità. Non vi dico di usare Trinov, che la considero una porcheria, ne abbiamo comprato uno, e il risultato secondo me crea più svantaggi che vantaggi. Non ho provato altri sistemi come Arc, il sistema di SonarWorks, probabilmente ne faremo uno noi in futuro, la nostra immagine e somiglianza, però la verità è che poi ognuno la vede così dal suo punto di vista, quindi... Sì, grazie, ma sai, grazie comunque anche alla concorrenza, gli altri hanno migliorato tantissimo. Sì, ma ognuno è importante, perché ma anche noi abbiamo fatto delle cose che poi magari alcuni competitor le hanno fatte in modo migliore o con delle caratteristiche migliori, abbiamo dovuto aggiornare. Sì, questo vale per tutti. Comunque non ho mai provato con quei sistemi, ma penso che con un equalizzatore, una piccola misura, anche un equalizzatore come può essere anche un piccolo fab filter, una cosa del genere, è facile comunque averle perfettamente lineari. Io dico, sono delle casse stupefacenti le NS10. Il loro difetto, se proprio uno vuole andare a cercare dei difetti, è che tendono a rompersi facilmente. Sì, quello sicuramente è stata la fortuna di Yamaha. E poi adesso però è difficile trovare i pezzi, quindi se uno adesso spacca il Twitter, no? Si rompono anche facilmente. Certo. E adesso poi devono essere in coppia, non è che puoi prendere, prendi uno a caso, lo metti lì, quindi devi cambiarli tutti e due, insomma comincia a diventare un'operazione complessa, quindi sconsiglio le NS10. Certo, vabbè, ma adesso a parte che non le fa più Yamaha, adesso le fa Avanton. Adesso le fa Avanton, quelle pubblicizzate da Giordani, esatto. Ma saranno uguali? Io non l'ho provate, non so cosa pensare, le cose devo provarle, sentirle. Ma sono alimentate, la cosa interessante. Allora già andiamo male. La cosa interessante è che hanno il loro ampli all'interno, quindi hanno risolto gran parte dei... Hanno risolto i problemi e ne hanno aggiunti altri, secondo me. E allora hanno risolto i problemi perché almeno è un sistema che non cambia. Perché secondo me uno dei problemi che avevano le S10, che siccome il finale fa variare molto le performance delle casse, succede che non c'è neanche un'opinione comune su queste S10. Cioè, uno ti dice, suonano benissimo. Io l'esempio, Porcelli, Antonio, che mi parla benissimo dell'NS10, lui poi mi aveva spiegato che aveva usato un finale buono con un sub anch'io buono e cose del genere. Quando le usavo all'epoca le usavo con finale SA e la qualità era completamente diversa. Esatto, io usavo un finale Denon o qualcosa del genere, ero povero, no? In questo garage con dell'ampli di papà. Esatto, era un ampli di uno stereo fondamentalmente, che ovviamente non c'entra niente con l'NS10, le performance ovviamente... Però comunque mi piacevano, per missare le voci, per missare batterie, comunque secondo me sono casse... La velocità garantiva, quel tipo di velocità garantiva comunque la possibilità di avere un livellamento tra il mix abbastanza coerente, anche la loro risposta in fase era buonissima. La risposta in fase, infatti qui volevo arrivare, allora a differenza di altri tipi di speaker... La risposta in fase è molto buona, che è un figlio un po' di quello che ci siamo detti prima, cioè avere un transiente molto semplice. Faccio un altro esempio di una cassa molto semplice
che è un transiente molto semplice che alla fine abbiamo usato per fare delle misurazioni, per esempio di microfoni, che sono le Rush Audio. Rush Audio, in una configurazione che abbiamo mandato in camera anecoica, in realtà non era la cassa ideale come risposta, diciamo, lineare, no? Ha un po' di oscillazioni importanti, però alla fine, perché abbiamo usato questa cassa e perché alla fine capisco anche il motivo per cui alcune persone usano questa cassa e perché si creano le fazioni, è proprio questa semplicità della risposta impulsiva, cioè lì dove la risposta impulsiva, cioè la risposta a un impulso, no? La risposta a un transiente, così questo lo capiscono più o meno tutti, è simile al transiente stesso, senza che questo transiente venga dilatato troppo, certo. E più alcune persone diventano estremamente fan della cassa, indipendentemente da come questa poi si risponde, abbia una risposta in frequenza. Ci sono delle casse che hanno delle risposte in frequenza pazzesche, perché sono gestite in digitale, con DSP, certo. Audio, me ne vengono in mente tante, ma comunque, ma anche le Genelec. Infatti hanno il DSP interno. E quelle che hanno un DSP chiaramente possiamo fare quello che vogliamo col DSP, raddrizzarlo con in modo smooth o anche in modo precisissimo, frastagliato. Ci mettiamo Trinoff, che è un altro esempio per risolvere sia problemi di frequenza e di fase. Cioè, si può fare un po' di tutto, no? Questo lo possono fare tutti. E quindi uno può avere una risposta piatta. Però che cos'è che non si può avere? Non si può di riverberare la cassa. Certo. Cioè, oggi quello che noi non possiamo fare, non possiamo levare il riverbero a una stanza. Come uno dice, perché devi avere una stanza che è trattata in modo acustico, anche con del fono assorbente di bassa qualità, però trattata in qualche modo, perché bisogna abbattere il riverbero. Certo. Una volta che il riverbero ce l'hai, non lo puoi levare. La cassa in qualche maniera costruisce una specie di riverbero, sì. Perché alla fine il transiente lungo è una specie di piccolo riverbero, no? Che sta per un embrione di riverbero. E una volta che ce l'hai, non puoi levare. Cioè, non è che dici, adesso questa risposta impulsiva, che è molto complessa, la rendo semplice. In matematica a volte lo puoi fare, siamo riusciti a farlo. Cioè, se tu c'hai una risposta estremamente complessa, molto lunga, nell'istante che la vai a correggere nel modo corretto, si accorcia perché torna come dovrebbe essere. Certo. Però a volte la correzione stessa, la peggiore, la rende ancora più lunga. Cioè, questo che bisogna andare a vedere. Sì, ma infatti, ritornando alle casse di Simone, le Rush... hanno una velocità molto, molto bella. Ed è stata questa la cosa. Abbiamo scoperto che sono le casse migliori, però la cosa che abbiamo visto noi durante queste misure, la direzionalità non mi interessa, ma la risposta corta dal transiente invece quella mi ha cambiato tutto. E lì devo dire che effettivamente queste casse sono, da quel punto di vista, eccezionali. E questa eccezionalità in quel caso mi ha risolto un problema, ma anche nella vita pratica del fonico penso che sia una componente quasi migliore della linearità in frequenza, perché ora lo dico chiaramente, uno ti puoi abituare al fatto che la cassa non è lineare in frequenza, certo, ma non puoi la conosci, certo, se viene un tuo amico a sentire non capisce niente, perché magari dice, ah, sento troppi medi, no, ma i medi sono corretti, vagliela a spiegare te che in realtà c'è una gobba, no? Questo è il senso. Però tu che dopo un po' la conosci, hai sentito tutti i tuoi reference e sai come devono venire fuori i medi, la linearità non è una cosa che... cioè, riusciamo a compensarla, non siamo delle macchine, noi come umani abbiamo un'ottima compensazione, siamo molto bravi nel compensare questa cosa. Quello che non possiamo compensare, non possiamo ritornare indietro, è che se una cassa lenta è una cosa non te la fa sentire, tu non la puoi sentire, cioè non c'è un verso. Certo. Cioè, una volta che la cassa è lenta e quindi il transiente è diventato un pic, è diventato un poc, non è che tu ti abitui ogni volta che senti il poc capisci che è un pic, perché non sai se è un poc, un pac, se non ci doveva essere, se è un errore. Certo. E come fai a distinguerlo rispetto ad altri suoni che sono comunque degli altri poc, degli altri prac, così, cioè, alla fine non riesci neanche a distinguere errori, suoni e cose del genere. E quindi qui alcuni speaker sono migliori, non volevo parlare di speaker, ma in questo caso l'NS10 rappresentano una cassa molto buona. Ci sono casse più rapide, cioè secondo me l'NS10 sono sufficientemente rapide e le Rush le abbiamo trovate più rapide. E sono passati pure 30 anni di tecnologia. Sono passati degli anni, ovviamente la tecnica costruttiva è cambiata, all'epoca se ne sono accorti quasi per errore, no? Che queste casse, che erano delle casse domestiche, potevano avere... Quindi alla fine un fonico ha detto, ma guardate che io sto usando sta roba e va di brutto. È un po' come la storia delle Auraton, che qualcuno aveva detto, si sentono talmente male che riesco a sentire gli errori.
Non erano nate perché si sentissero male, cioè quando le avevamo costruite pensavano di aver fatto Sì, uno speaker carino, no? Non, anche la monovia comunque ti permette di non avendo un crossover, c'hai la possibilità di Va benissimo, come Tivoli, no? Tivoli adesso questa radiolina, no? Che adesso comprano e mettono un po' in tutti gli studi, come la JBL Go, no? Con tutte queste cose che sono un po' monovie, che siccome non hanno crossover, hanno cose, riescono ad avere delle performance pazzesche, quindi a fare sentire meglio gli errori, perché non hai più quel punto, no? Di sì, Un'altra cosa che avevo notato dell'NS10 è che essendo casse chiuse soffrono di compressione, quindi non puoi spingere. No, esatto, troppo, esatto. Sì. Troppo la devi cassa. Tenere a volume basso. Ma infatti, noi quando le usavamo da fonici, io ero un fonico da 4 soldi, no? Tenevo basso perché come le alzavo non capivo niente. Cioè, c'erano altre case che alzavo, poi dovevo gasarmi, quindi il volume poi alla fine lo tenevo anche lì alto. Però non cominciano a suonare boxy immediatamente, no? Sì. Cominciano a risuonare anche, cioè hanno un sacco di difetti. Poi ovviamente all'epoca noi avevamo un problema che non sappiamo risolvere, che era quello della sospensione della cassa, no? Cioè mettevamo, sì, dei fonosorbenti, dei cose di gomma più, mi ricordo qualcuno, cioè, oggi ci sono i disaccoppiatori, no? Adesso è diventata una moda, è ovvio che adesso tutti mettono i disaccoppiatori. Le abbiamo provate tutte per disaccoppiare, anche il polistirolo ho usato io per disaccoppiare, ho usato il fonoassorbente. Le abbiamo usate di tutte, no? Gomma piuma per disaccoppiare, ma quello ovviamente adesso non è quello il sistema. Alla fine, infatti, non era solo la cassa che suonava boxy, che poi suonava tutto il mobile, no? Esatto. I studi che suonavano bene all'epoca e suonano ancora bene oggi. La cosa bella che c'è oggi, che stiamo sottovalutando, è che tu prendi un software anche di correzione in cuffia, se non hai, con delle cuffie come quelle che hai te, sì, super, come le Audi e cose del genere, no? Con un software di correzione in cuffia, anche se non è la stanza buona, riesci almeno a sentire cosa accade, sì, che è una cosa che all'epoca non avevi un modo, cioè, no, io una cosa che mi stupisco di questo, noi non avevamo un modo, non esisteva un modo, vedi? Allora, sento bene, sento male, non, tu vuoi dire, voglio sentire benissimo, anche quando tu volevi risolvere questo problema, come avresti potuto farlo? No, e questo mi è capitato di rispondere a questa domanda di recente. All'epoca tu saresti andato in uno studio con un impianto Wi-Fi estremamente costoso, no? Allora noi siamo andati a misurare questo sistema incredibile, che è veramente bello, da 200.000 euro, 160.000 di Prince. Però ovviamente era dentro un negozio, no? Certo. Questa cosa qui. E oltretutto mi ha spiegato che gli audiofili comunque non vogliono trattare, cioè hanno delle loro regole, magari ti sospendono, no? Il cavo su titanio, cose del genere. Certo. Però non, sì, con titanio dico, ma non me ne intendo, comunque so che fanno dei punti strani per la corrente, no? Cose. Delle cose, vabbè, no. Ognuno vuole spendere i soldi come vuole, loro li spendono su questi sistemi sofisticati, tipo gli acquedotti romani, no? Queste cose. E loro fanno tutta questa cosa qui, e in realtà poi la stanza la trattano male. Noi abbiamo campionato uno di questi sistemi, abbiamo avuto difficoltà perché era molto riverberata la stanza. Certo. E anche all'epoca, mettiamo che tu dici, ok, ho fatto la cassettina, dove la senti? Vai in discoteca, abbiamo fatto le misure delle discoteche, tagliate, curve, mancano chili di frequenza ai medi, come facevano delle curve smile pazzesche, quindi non capivi niente. Poi andavi, impianto di questi qua, di alta efficienza si chiamano, no? questi impianti, magari lo andavi a sentire in negozio, adesso so cosa sentivi in negozio, tutto riverberato, non capisci niente. Cioè, come facevamo noi a capire se un pezzo suonava bene o suonava male? Cioè, qual era il sistema? Eravamo senza scampo. In realtà il sistema è quello che è suggerito. L'NS10, potevamo usare dell'NS10, immaginarci le basse frequenze. Esatto, ma è quello che è suggerito. Nel senso che comunque sentivi da una cassa, sentivi da un'altra, lo sentivi in macchina, lo sentivi... Facevamo una media, ecco, questo è quello che facevamo noi. Era una media ponderata, però. Ho capito che comunque impiegavi una quantità di tempo mostruosa per raggiungere un livello ottimale. Sì, anche perché poi tu non capivi quando correggevi cosa stavi perdendo del resto. Quindi tu dicevi, la cassa è alta, andavi in studio, levavi la cassa, no? Abbassavi di un po'. Tornavi lì e scoprivi che il problema era diventato il basso. Perché se tu a un certo punto mi levi la cassa, che in realtà la cassa sovrastava tutto, ma la stava in equilibrio, allora il basso è alto, allora abbassi il basso. Ah. Il problema è basso bassi, poi a un certo punto arrivi e la tastiera è alta, cioè, continui all'infinito così, capito? Ma guarda, gli elementi più importanti poi del mixer sono sempre stati quelli complicati, no? Cassa, basso, voce, sempre stati il cruccio di tutti quanti. E come mixavano gli americani? Gli americani infatti facevano una cosa diversa. Se tu andavi, c'era un libro di Owinsky, Bob, quello lì, che oltretutto io da uno dei suoi libri è nato un po'
gliel'avevo detto questa cosa qui, uno di questi libri, e in realtà questo mi ha cambiato un po' l'esistenza, questo libro, perché raccontava, c'erano delle interviste di vari mix engineer, no? Che avevano fatto cose storiche, no? Maserati, cioè, gente. E io mi ricordo che a un certo punto lui, questo Bob, aveva detto, ho notato che c'è comunque una quantità di operazioni simili tra grandi che sono bravi nel missare, per Certo. cui fanno tutti, quasi tutti, le stesse cose, nonostante il loro stile sia diverso. No? Pensano quanto può cambiare la vita loca con altri brani fatti magari da altri, come le Zeppelin e cose del genere. Allora, quando ha cominciato a collezionare nelle interviste un libro, questo qua che parlavo, insomma, che conoscerai anche te. Quando nelle interviste ha cominciato a collezionare questi comportamenti di queste persone che Certo. bissavano, ha notato che i più bravi, erano tutti bravissimi, ha intervistato gente bravissima, però quelli che hanno avuto più successo, dai, vediamola così, avevano uno stile particolare, cioè andavano a missare subito cassa, basso, voce, E cioè loro poi, partivano da bravissimo, tre esatto. elementi, non tutti, e facevano un livello. Se a vedere un po' quello che fa Chris Rodaggio, cioè non è che, cioè Ma tuttora nei studio, in il sistema quelli vincente è quello, e poi tutto ciò che intorno, se gli dà fastidio, si cassa, basso, voce, subito equilibri, subito fatte, nei primi minuti, in maniera da aggredire il pezzo e di dire ho il pezzo in mano, cioè sta in piedi il chorus, sta così. in Poi piedi la strofa, tutto il resto è è un appello. emozionale. E poi dopo delle altre cose fatte in un tempo breve, perché sennò ti stanchi, molli il mix, lo fermi, il giorno dopo lo riascolti, fai due note, due correzioni ed è finito il mix. Se vai a vedere quelli bravi, per quello che si usava la console, perché con questi sistemi, questi mixer, all'epoca era un po' più diffusa l'idea della console, eri molto rapido nel fare subito i livelli, capire subito come distribuire la roba, ma di acuste ne faceva anche poco, perché erano anche limitati. Tu pensa quanto è limitato un equalizzatore Idem, della no? Neve, tipo Certo. un 80-58, cioè alla fine non è manco Ma poi alla fine parametrico, capito? È semiparametrico, cioè proprio era un po' così questi cose. Però vero, il livello subito aggredito, fatto subito bene, di tre elementi, voce, basso e cassa, neanche tutta la drum, guarda, che già il pezzo in piedi, basta. Il pezzo è finito, per loro era finito. Questo mi è rimasto impresso. si partiva parecchio dalla registrazione prima, quindi la qualità già Qualità della all'inizio. registrazione era alta perché loro lavoravano con i Esatto. microfoni, i pattern, erano bravi, diciamo la Erano bravi. verità, erano molto bravi. E alla fine l'EQ era soltanto high shelf e low shelf, correggevano due o tre Facevano cose. l'EQ con i microfoni, cioè spostando i Esatto. microfoni, mettendoli Bravissimo. più o meno in fase, spostati come quelli, non so, delle chitarre, no? Dico, dei cambi delle chitarre, mettendolo un po' di qua, quello era già l'EQ. Loro lo sentivano quando avevano un gran suono, capito? Si fermavano, mettevano tre elementi, con l'NS10 non servivano neanche delle casse gigantesche. Esattamente. In equilibrio stavano questi tre suoni, il pezzo era comunicativo, arrivava il ritornello ti faceva venire voglia di danzare, di ballare, comunque ti comunicava l'emozione, il pezzo era finito, tutto il resto è ricamo. Certo. Questa cosa mi è rimasta perché poi il rullante, tutto il resto, poi venivano fatti in 2 secondi ed è quasi ovvio, soprattutto in alcuni generi come il rock, non è che puoi mettere il rullante fuori di 40 dB, cioè più o meno è quello. E Quello. quindi alla fine, e questo sistema, questa velocità te la dava anche una cassa come quella, Sì, era anche. dove tutto sommato nel mid-range, dove c'era la guerra, no? È Certo. vero che la cassa è un po' più nei bassi, però comunque la punta della cassa era la parte Le importante che armoniche ce l'hai tutte rimaneva. sopra, eh. Esatto, le armoniche del basso, che più o meno facevi in modo che la parte udibile, perché corrispondeva dove nell'impianto domestico della gente si sente il pezzo, quindi è importante Anche sentirlo lì. dimentichiamoci anche il cutting poi del vinile, quindi c'avevi comunque Il cutting del vinile, che poi comunque tagliavano, perché sennò poi questa puntina saltava. chiaro. Quindi alla fine loro, su una cassa mediosa o media, e anche le Auratone, missavano tre elementi, anzi, con un po' di EQ cercavano di tirare fuori quella che era la parte alta delle armoniche, tanto sapendo che se tu non ti interessavano le basse frequenze. Cioè l'idea dei sub è un'idea che io ho visto, è arrivata nell'opinione collettiva e poi anche è diventato un problema quasi dal 2010 in poi. Quando si è diffusa l'idea di aver bisogno di un sub e molti sviluppatori hanno sviluppato un sub, Ma ma anche, prima io mi ricordo che neanche ci ponevamo il problema del sub, guarda, quando era in discoteca. anche grazie a questo poi la musica è cambiata. Adesso i bassi sono È molto più cambiata, è cambiata. presenti. All'epoca filtravi, non so se te lo ricordi, io mi Adesso c'è un ricordo quando uso, de facevo. uso dei bassi adesso è più importante rispetto a prima. Cioè, Della stereofonia del basso, perché prima non si poteva avere un basso stereofonico perché non si poteva proprio stampato, avere. certo.
saltava la puntina e c'era un problema. Quindi il basso doveva essere assolutamente monofonico. Mi ricordo che già se tu tagliavi a 30, 40, 50 Hz, nessuno si sarebbe mai accorto della differenza. Non c'era neanche un modo di sentirlo. Ho scoperto che questa cosa qui, ho detto, ci sarà una differenza in discoteca. In discoteca, in realtà, perché prima abbiamo misurato delle discoteche come l'Altro Mondo, poi siamo andati anche a Lugano, abbiamo fatto una. Allora, abbiamo scoperto che in realtà le discoteche, anche se hanno un sub, il sub riproduce tutta la parte delle basse frequenze, in realtà sotto i 30 Hz in discoteca non c'è niente. So che è controintuitivo, cioè c'è della roba, ma non c'è al volume che c'è, quindi è come non averla. Quindi lo riproduce, ma tanto al volume della riproduzione normale. È come se fosse tagliato. E quindi se te hai dei tantissimi bassi o non ce l'hai sotto una certa frequenza, in discoteca non cambia niente. Lo so che è controintuitivo, ma la guerra del basso in discoteca è una cosa pazzesca. È a 100 Hz, non è a 30 Hz. Certo. E da 100 Hz poi ci sono delle parti dove a volte ci vengono fatte delle scavature, eccetera. A 100 Hz è la guerra. E poi che viene percepito, in realtà poi è ovvio che in discoteca c'è il 60 Hz, 50 Hz sono molto importanti, ma in realtà la guerra è lì. Perché poi il sub sotto una certa, diciamo, frequenza, anche lì è molto tagliato. E ho notato che cambiato il modo di missare delle persone anche brave, no? Ed è sempre più accurata la riproduzione dei sub, ma è un problema recente. E non avevamo neanche il mezzo per sentirle queste cose. Adesso ci sono le macchine, le automobili che hanno i sub, senti anche il sub, ma prima di un certo anno non erano neanche di moda, non c'è. Cioè, se tu volevi sentire un Ma sub, non potevi. era proprio complicato missare quella zona lì, lo è tuttora, per la maggior Infatti la parte. tagliavi e finiva lì, no? Evidentemente diceva, ma tanto non si usa. La maggior parte comunque degli home recorders non la toccano nemmeno perché non c'è modo di sentirla in nessun modo. E tu sai che quella è la parte, secondo me, dove si distingue un mix e un mastering professionale da uno È casalingo. vero. Noi che abbiamo modo di poterlo sentire, è anche il motivo per cui consiglio a tutti di usare dei software e delle cuffie che permettono di fare quello. Esatto. Perché ho sentito tanta gente anche qui in Italia dire: ah, ma io non ho bisogno del sub, no? E se tu dici sub, vedrai che gente è molto divisa e qualcuno ti dirà che non serve il sub. Allora, due cose: innanzitutto, delle casse anche molto grandi come ATC non arrivano in basso, Certo, ma nessuna cassa arriva là sotto. nessuna cassa arriva in basso. La gente rimane stupita perché a volte mi dicono: ma le ATC cos'è, le 50? Sono abbastanza piccole per me, quelle lì praticamente sotto i 70-80 Hz non hanno niente. È vero. E rimarrebbero sconvolte a sapere che non hanno veramente niente, cioè la cassa riproduce lì, ma al volume, cioè sovrasta così tanto il resto che è come non avere niente lì. Cioè, se tu la senti a bassissimo volume, riproduce, arriva in basso, ma tu poi al volume normale di riproduzione lì non hai niente, è questo il senso, no? E anche le casse, faccio un esempio sempre ATC, no? Cos'è, le 110, le ASL, quelle lì grandi che hanno in tanti studi, Sì. sotto i 50 Hz hanno dei problemi, cioè non hanno niente di nuovo. E invece lì avresti bisogno di un sub. E io dico, anche alcuni sub sotto una certa frequenza non arrivano. Cioè, alcuni sub, faccio un esempio, come quella di Focal, è comunque limitato, non arriva a 20 Hz nel modo dritto, lineare che dovrebbe avere, no? Quindi alla fine. E questo è un po' il problema. Tutti sono convinti che non serva e quindi ne fanno a meno o lo tagliano, eccetera. Ma io quando vado su un sistema come il nostro professionale per sentire, sento un mix fatto da Genea e lo paragono a un mix fatto in modo casalingo, non è che sento delle cose sbagliate in quello casalingo, ma sento che quello casalingo, per non sbagliare, ha filtrato molto Certo. e manca tutto. E sembra che il pezzo sia incompleto, cioè anche quando lo tiri su. Ti suona quasi acuto. Eppure non è che tagliano molto, cioè stiamo parlando di un taglio a delle frequenze che qualche anno fa sarebbero state considerate quasi frequenze inutili, no? Si tagliano i 30 Hz, 40 Hz. Oggi sono talmente importanti, se tu non le hai vuol dire che sei un semiprofessionista come percezione. Quindi c'è il rischio che il tuo mix sia sentito in uno studio con un sub calibrato bene. Poi anche qui ci sarebbe da dire, alcuni grandi distributori non hanno lo studio con il sub, quindi ancora una volta, ma non hanno neanche quello per sentire l'Atmos a volte, quindi. Però quando un professore lo sente invece che manca della roba e te lo giudica male, nonostante il pezzo sia perfettamente equilibrato, le voci sono giuste, è tutto perfetto, perché dice, è che manca della roba, cioè non sta benissimo in piedi, e Certo. la gente, se sapesse cosa,
provvederebbe di più. Però come fai ad avere un sub in una stanza non trattata? Come fai a sentire delle cose che non puoi sentire? Alcuni si aiutano con gli oscilloscopi, con gli organizzatori, altri si inventano, altri pensano di sentire e quindi un po' dicono, vabbè, se è andata bene fino a 70 Hz, per la fiducia vuol dire che va bene anche sotto, glielo lascio, andrà tutto bene. Più o meno nell'analizzatore vedo che le lucine sono abbastanza pari, glielo do sulla fiducia e non lo taglio, no? Perché quello è sbagliato, perché magari c'è un frastuono, vanno... Ma infatti in questo caso soltanto le cuffie sono utili. In questo caso sono le cuffie sono utili se uno non ha un ambiente calibrato in modo corretto. Non tutte le cuffie, qui siamo di nuovo al punto, servono delle cuffie con una bassa distorsione alle basse frequenze. Esatto. Mi dispiace dirlo, ma di questo vincono soprattutto le magnetoplanari, per quanto poi la gente messa anche con altri sistemi. Abbiamo già visto. Queste cuffie qua sono tra le migliori perché hanno una bassa distorsione alle basse frequenze. Quando uno vuole capire cosa succede nelle basse frequenze, dovrebbe averle. Dovrebbero essere date in dotazione a tutti, dovrebbero essere obbligati ad averle. Invece, quando parli con la gente dice: ma sono 1000 euro. Io adesso, perché finché non hai capito dov'è il problema, per te quello non è un problema. Non te ne rendi conto. Non te ne rendi conto. Quando lui ha capito che quello è il problema e che quello era il modo per sentire, lui non è così attrezzato. Però ha sentito che così sentiva tutto. Ha capito che quella spesa è una spesa che aveva senso. Certo. E qui ci allacciamo a un nuovo problema. L'NS10 era quella cassa che ci serviva e che tuttora ti fa fare un mix bilanciato, ma siccome oggi la difficoltà del mix si è spostata la guerra in un range completamente diverso, mentre invece qua con quasi tutte le casse di oggi riesci a fare un buon mid-range, certo. Siccome la guerra si è spostata nelle basse frequenze, tutti dovrebbero avere una soluzione. Devi avere o un sub... Certo. O delle cuffie che ti permettono di sentire cosa succede lì sotto. Se non hai uno di questi due elementi, puoi fare un ottimo mix, ma per esempio non puoi fare un mastering. Se pretendi di fare un mastering senza avere uno di questi due elementi, stai missando alla cieca. È un po' come guidare un'automobile, no, col parabrezza rotto. Ti può andare bene, che magari capisci, non vai a sbattere, però se non vedi bene, prima o poi certo, l'errore certo. Grande lo fai. Questo è un po'... il senso, non so se... Io dico che il problema italiano è che si cerca di minimizzare e dire che una cosa non serve. Tu puoi convincere uno che non ha mai avuto un sub a dire che non gli serve. Allora, c'è un fondo di verità, cioè se la stanza è molto cattiva ci metti un sub, in ogni caso stai peggiorando la situazione. Però che sub non serve a niente, non puoi scrivere una cosa del genere. Cioè ora la lotta è solo nel sub, cioè a meno che tu non faccia la mazurka, il sub devi missarlo, no? Certo. E quindi come fai a dire che non ti serve? Cioè, oppure hai un altro sistema di ascolto che dici, guarda, io di queste case qui non mi serve il sub perché tanto, capito, tanto ho queste che hanno, e riesco ad andare nel basso. Oppure non uso sub perché tanto questo paio di cuffie che mi permette di fare. Allora, se la metti così, dici, però devi spiegarlo, no? Il sub non serve a niente, ne posso fare a meno, non ho mai trovato l'utilità. Ma quella zona lì la devi sentire. Devi sentirla, poi magari la tagli, dopo che dici non mi piace, però devi sentire. Cioè, come essere ciechi, è come essere ciechi, quindi è importante. Vediamo se riusciamo a convincere qualcuno che questa cosa è un problema importante. Anche perché io ogni volta che sento i pezzi, me li portano, io giudico il pezzo certo. Da quante basse frequenze ho. Quando sento che è tagliato sotto, anche se corretto, ti dico che è un demo. Mi dispiace dirlo, ma oggi purtroppo non abbiamo più il tempo. Da cosa devo distinguere? Cioè posso dirti, guarda, le voci sono confuse, sì, la voce è stonata, cioè posso dirti cose del genere, però... La cosa che mi fa dire che un demo no è troppo riverbero sbagliato, il fatto che sia troppo liquido, che sia la stereofonicità sbagliata, oppure che ci siano delle componenti troppi acuti, che è un altro errore che viene fatto molto spesso ora. Diciamo che gli estremi di banda è la parte più complicata in assoluto. Gli estremi di banda, quando tu hai troppi acuti non c'è niente da fare, non puoi alzare il volume, ti stacca le orecchie. Quando le basse frequenze sono troppo tagliate, o sono troppo confusi o rimbombano in modo strano, quello è un demo per me. Ringrazio per questo lungo video Stefano Sabatino per le correzioni tecniche e che vi risponderà sotto mentite spoglie nei commenti del video, Leonardo Anitori che me le ha prestate per il video e ovviamente Nakamura che inconsapevolmente ha creato uno standard industriale nel campo musicale fino ad arrivare a farmi fare un video dedicato proprio a lui.
Spero che questa lezione vi sia stata utile e vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!